Yo Wheelers, buah a tutti e bentornati sul canale. Come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui tornati per l'episodio numero 13 della nostra Road to Glory con la Minardi, qui su F1 Manager 2022 mod 1991, GP di Zandvoort, Olanda. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 12, il GP di casa per noi, GP d'Italia in quel di Monza, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Ultimo Gran Premio che per noi è andato abbastanza bene, possiamo dirlo questo. Per Luigi Martini un po' di defiance, ma finalmente Michael Schumacher è riuscito a portare a casa una gara a punti, un'ottima gara da parte del pilota tedesco che riesce finalmente a superare Gianni Morbidelli in classifica piloti. Vediamo se il morale del pilota tedesco andrà progressivamente a scegliere e quindi a portare a casa magari dei risultati sempre migliori grazie anche agli aggiornamenti sulla vettura. Come sempre io vi chiedo ovviamente un bel mi piace per supportare la Minardi in questa corsa al quarto posto nella classifica costruttori, un bel commento con i vostri consigli, i vostri pronostici, tutto ciò che volete, fatemi sapere ciò che pensate riguardo questa carriera, perché ho notato comunque che il seguito di questa carriera è sempre minore rispetto alla carriera, alla Road to Glory con Aston Martin, quindi fatemi sapere se c'è qualcosa in particolare che magari non vi piace, che possa essere migliorato da parte mia. Sono sempre aperto ai vostri consigli e ovviamente, come sempre, se siete nuovi sul canale, se state scoprendo in questo momento il canale, io vi invito a valutare l'iscrizione se vi piace questo tipo di contenuti, perché per me fa una differenza veramente enorme. Quindi vi ringrazio se deciderete di iscrivervi al canale e nel caso, naturalmente, cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Detto questo, direi di non perdere ulteriore tempo, andiamo ad indossare le nostre cuffie da Team Principal e andiamo immediatamente ad impostare gli obiettivi prestazionali per questo fine settimana di gara. Raggiungi Q3, io direi tranquillamente, visto l'andazzo, diciamo così, andiamo con entrambi i piloti. Posizione in qualifica, possiamo tendere anche a una doppia P9 in qualifica. Confermiamo le nostre modifiche. In gara è sempre un terno all'otto, perché se uno dei piloti si ritira non andiamo a centrare gli obiettivi per due piloti. Qua ci tolgono il problema, l'obiettivo sarebbe giro veloce, non andiamo a selezionarlo. Serie posizione finale 1 di 5, quindi arriviamo fino alla fine della stagione, in quanto questo è il quart'ultimo round della stagione. Possiamo proseguire, scendiamo in pista per l'inizio del weekend di gara. La Formula 1 torna a scrivere la storia qui a Zandvoort. Questa pista ci ha regalato momenti indimenticabili, come il giro su tre ruote di Villeneuve durante il Gran Premio del 79, che gli costò la vittoria. Quali sorprese ci aspettano quest'anno? Sul circuito di Zandvoort non ci si annoia mai. È veloce, velocissimo, con lunghi rettilinei e ampie curve. Ma presenta anche due tratti in pendenza. Qui i piloti dovranno puntare sull'efficienza aerodinamica. Siamo quasi a metà stagione, ma il destino sa regalare sorprese a non finire. Il campionato è ancora aperto e la strategia delle squadre può fare la differenza. Che il weekend abbia inizio! Ed eccoci pronti per l'inizio delle prove libere. Andiamo subito, ovviamente, ad impostare il setup delle nostre vetture. Ci siamo, siamo pronti per l'inizio del sabato di qualifiche. Le prove libere peggiori della carriera, ve lo posso assicurare, è stato un disastro per noi. Andiamo a vedere i risultati. PL1 con Mansell, Senna e Berger, con Fisichella sesto, Schumacher settimo, però con 33 giri, come potete vedere, molta la differenza, 9 giri di differenza con Fisichella. Schumacher è andato a muro. Due errori, prima un blocco ruote senza conseguenze, poi pochi giri dopo, non senza conseguenze, con l'alettone anteriore leggermente danneggiato, pochi giri dopo, a muro, terminate le sue prove libere. PL2 il vero disastro, Senna, Mansell, Patrese, Schumacher settimo, ma 3 giri e poi a muro. Curva 1 va dritto e va a muro con Martini in 20esima che ha fatto tantissimi giri. PL3, Senna, Patrese, Schumacher. Schumacher stavolta è riuscito a terminare le prove libere con uno stint lunghissimo. Martini 15esimo con 5 giri. 5 giri lungo in curva 1 e anche lui a muro. Dovremmo spendere tantissimo per avere nuovi componenti per eventuali sostituzioni. Quindi ci mettiamo subito al lavoro, andiamo a sostituire i componenti, a ritoccare il setup. Sicuramente il setup con Michael Schumacher al 100%. Non credo di poterci arrivare con Pierluigi Martini. Ci occupiamo ora di tutto.
Abbiamo sistemato i componenti, acquistato tanti componenti, abbiamo speso veramente tanto a causa di tutti questi incidenti. L'assetto di Martini sarà questo, anche se sappiamo solo che è perfetto in rettilinei, mentre questo è l'assetto di Michael Schumacher. Dovevamo solo ritoccare la stabilità in frenata, lo abbiamo fatto ed è sicuramente un 100%. Quindi pronti, scendiamo in pista per l'inizio delle qualifiche 1. Pronti con Michael Schumacher che va subito ad effettuare il suo primo giro e Martini a seguirlo. Proviamo a qualificarci immediatamente per il Q2. Michael fucsia nel primo settore, fucsia nel secondo settore, banking dell'ultima curva e va a completare il suo giro. Lo chiude in 1:08.421 con Martini a seguirlo a 427 millesimi. Tanta differenza tra i due. Vediamo se i nostri tempi saranno buoni per qualificarci già nel Q2. Presuppongo che non ci saranno problemi. Ed eccoci al risultato del Q1, non siamo scesi nuovamente in pista. Senna, Patrese e Mansell i primi tre con Schumacher, settimo e Martini nono, De Cesaris decimo con penalità, Boutsen, Capelli, Modena, Häkkinen e Johnny Herbert gli eliminati. Scendiamo subito in pista per l'inizio del Q2, 97%, non male comunque l'assetto per quanto riguarda il nostro Pierluigi Martini. Montiamo la gomma usata nel Q1 e scendiamo immediatamente in pista, fiducia al 100% per Michael Schumacher. Come potrete vedere gestisci qualifiche 2 e scendiamo immediatamente in pista, proviamo subito il giro con gomma usata con entrambi i nostri piloti. Michael sta andando a chiudere, ha trovato il traffico di Gugelmin, anche Martini se lo ritrova davanti, ma forse non è stato inficiato il suo giro. 1:08.6 per Michael Schumacher, Martini si mette davanti con un 1:08.4, quindi sicuramente dovremo scendere in pista nuovamente con entrambi, ma ci sta, era il giro con la gomma usata, dobbiamo ancora fare un giro con la gomma nuova. 2 minuti al termine della sessione, scendono tutti in pista, Michael ottavo, Martini in quinta, quasi quasi non ci sarebbe il bisogno di scendere nuovamente in pista, soprattutto con Pierluigi Martini. Abbiamo Mansell e Moreno dietro che possono migliorare, ma tutti gli altri difficilmente lo faranno. Io direi con Martini di rimanercene tranquilli ai box, perché credo che il suo tempo difficilmente venga battuto dalle due Benetton, mentre Michael Schumacher ha bisogno di migliorare, quindi lui avrà un solo set di gomme nuove rosse. Potevamo farlo scendere in pista anche con le gomme usate nuovamente, ma era un rischio, quindi con Schumacher scendiamo in pista con la gomma nuova, ci mettiamo al sicuro e con Martini rimaniamo ai box. Michael si sarebbe qualificato comunque con Martini, che è rimasto addirittura in quinta posizione davanti a Mansell. Michael Schumacher risale davanti a Martini, quindi Michael quinto e Martini sesto, qualificati tranquillamente. Addirittura Martini avrà 2 set di gomme nuove da utilizzare nel Q3. Ed eccoci ai risultati: Senna, Patrese, Berger, Schumacher quinto, Martini sesto, gli eliminati Gasciò, Nakajima, De Cesaris, Gugelmin e Eric Coma. Andiamo a montare con Martini ovviamente gomma nuova, visto che ne abbiamo a disposizione, gomma usata per il primo giro invece per Michael Schumacher. Avviamo le nostre qualifiche, scendiamo in pista per l'inizio del Q3 e mandiamo subito in pista entrambi i nostri piloti. Mandiamo prima Martini, visto che ha gomma nuova montata, e poi Michael Schumacher subito a seguire. Martini, come potevamo aspettarci, fucsia nel primo e nel secondo settore, sta facendo il miglior tempo, lo va a chiudere in 1:08.433 con Michael Schumacher che si mette a 194 millesimi dal compagno di squadra. Un buon tempo comunque da parte di entrambi i nostri piloti. Secondo me questa gara possiamo ambire a stare dentro i punti con entrambe le vetture, perché ho notato che la Ferrari soffre un po' e anche Mansell con la sua Williams sta soffrendo, quindi l'obiettivo è quinta e sesta posizione, terza fila tutta per la Minardi. Mancano 2 minuti e 20, stanno scendendo tutti in pista per il loro giro, noi aspettiamo all'ultimo, forse ci siamo messi degli obiettivi un po' troppo alti. Martini è settimo in questo momento, comunque distante dalle Ferrari di Alesi e Prost. Mandiamo in pista Schumacher che invece in nona alle spalle di Piquet, Piquet lo possiamo tranquillamente battere. Michael Schumacher scende in pista ora con Martini subito a seguire, siamo scesi in pista proprio negli ultimi secondi, ma abbiamo tranquillamente del margine per poter effettuare il nostro giro. Michael si sta migliorando ovviamente in entrambi i settori, mentre Martini si è migliorato solo nel secondo settore. Siamo rimasti in settima e nona posizione. Vediamo Michael Schumacher rimane dietro le due Ferrari, purtroppo con Martini, ho sbagliato cliccando, Martini va a chiudere il suo giro e rimane alle spalle del compagno di squadra, quindi niente quinta e sesta, ci sono le due Ferrari in terza fila, dobbiamo accontentarci della quarta fila, comunque ampiamente davanti rispetto alle due Benetton che sono i nostri rivali diretti.
Risultati finali: Senna, Patrese, Mansell, poi Berger, Prost, Alesi, Schumacher, Martini, Piquet e Moreno. Questa la griglia di partenza che poi vedrà naturalmente scendere De Cesaris per via della sua penalità. Scendiamo in pista per l'inizio della domenica di gara. È il giorno della gara, le squadre sono agli ultimi dettagli. Prestazione di buon livello nelle qualifiche per la Mercedes, che ora ha la possibilità di mirare a un buon piazzamento in gara. Prestazione discreta nelle qualifiche per la Ferrari, che potrà sicuramente sfruttare il risultato a suo vantaggio durante la gara. Oggi è una giornata di sole, ma si intravede qualche nuvola. A meno di sorprese, il meteo non dovrebbe essere un problema per le squadre. Vediamo quali strategie adotteranno le squadre qui al Gran Premio d'Olanda. Ed eccoci alla pre-gara di questa gara di Zandvoort. Andiamo subito a vedere la partenza, rimaniamo nelle solite posizioni, andiamo direi a lasciare il carburante così. Voglio lasciare il carburante così e vedere se magari senza spingere troppo sono meno aditi ad errori i nostri piloti. Andiamo però a spingere nella primissima fase, almeno in aggressivo sulla modalità passo. Vedrei se riusciamo magari a guadagnare una posizione nei confronti delle Ferrari. Spingiamo per quanto riguarda il carburante, almeno nelle prime fasi. Poi tanto stando in equilibrata si va pian piano a recuperare il carburante perso. Strategie: sembra da media hard o da soft a hard, oppure soft media soft, che potrebbe essere valida. Quindi io direi con entrambi i nostri piloti di partire con la soft, perché così siamo più... c'è più possibilità per noi, anche se partire anche con la media non è male, perché poi potremmo passare a soft soft volendo, considerando però che abbiamo due treni di medie e un treno di soft nuove da poter montare. Però direi di differenziare le nostre strategie, quindi con Martini parte dietro e direi di tenere la soft, anche perché è una gestione gomma migliore, mentre con Michael partiamo con la media e ci mettiamo in marcatura sui nostri avversari. Direi che non abbiamo altro da aggiungere, siamo pronti per scendere in pista e avviamo il Dutch Grand Prix. Si intravede qualche nuvola in cielo sopra la griglia di partenza. Diamo un breve sguardo alla Mercedes. Non è a ridosso dei primi come sperava, ma sappiamo che in gara bastano poche curve per ribaltare lo schieramento iniziale. Questa è l'altra Mercedes. Partendo tra i primi 10 in griglia, può aspettarsi di tutto da questa gara. Solo pochi secondi all'avvio della gara. I piloti sono caldi e i tifosi fremono. Inizia il Gran Premio d'Olanda. Inizia il Dutch Grand Prix, bandiera verde, non si spengono le luci, bug che è successo più di una volta, partono le nostre vetture, sono curioso di vedere soprattutto come parte Martini, che è subito sotto pressione da Piquet, mentre Michael Schumacher con la gialla sta andando a mettere sotto pressione alla Ferrari, però deve rimanere alle spalle. Attenzione a Piquet all'interno, attenzione a Piquet all'interno che prova a prendere la posizione nei confronti di Martini. Andiamo a spingere in attacco per provare a difenderci nei confronti della Benetton, però non credo che riesca, forse sì, forse ce la fa. Piquet che è partito con la rossa però usata, bravo Martini. Andiamo subito in standard con entrambi i nostri piloti, non voglio consumare troppo la nostra gomma. Addirittura Martini prova l'attacco anche nei confronti di Michael in questa prima fase. Bravo Martini comunque a riprendersi la posizione, anche se Piquet continua ad essere aggressivo. Partono con la rossa Mansell, Berger e Alesi, tutti con la rossa usata. Piquet nuovamente all'interno nei confronti di Martini. Piquet iper aggressivo con Moreno, che invece ha perso la posizione nei confronti di Gasciò. Comunque per ora riusciamo a mantenere la posizione, dobbiamo assolutamente mantenere la posizione. Martini potrebbe avere anche la possibilità di passare il suo compagno di squadra, che un po' sta soffrendo perché davanti a Alesi con gomma rossa, che è usata però naturalmente più veloce in questa fase. Quindi vediamo se Martini sarà più veloce, dovremo addirittura farlo passare. Siamo al terzo giro, Prost ha già perso la scia nei confronti di Berger, quindi le due McLaren e le due Williams sono già scappate via. Però per noi è un vantaggio questo, perché possiamo seguire la scia dei piloti davanti. Per ora Piquet riesce a mantenere la scia di Martini. Spero che la gomma di Piquet vada a cedere prima,
visto che comunque anche Alesi sta cominciando un po' a soffrire e si vede noi in questo momento, noi in effetti è molto vicino a Prost, però a breve presuppongo che Martini possa avere un buon vantaggio per quanto riguarda il passo, mentre Mansell va a passare Senna, sono in lotta i due. Patrese e Berger sono più staccati, quindi Williams McLaren e poi Williams McLaren e poi le due Ferrari con le due Minardi e una delle Benetton, mentre Gasciot e Moreno sono piuttosto staccati, ormai già 3 secondi in 4 giri. Questa sarà la nostra lotta, quindi cercare di rimanere con le due Ferrari, provare a distanziare Piquet che sta cominciando a soffrire un po' il passo delle vetture davanti, e poi cercare di giocarci la posizione con le due Ferrari, perché secondo me se ce la giochiamo bene e se non ci sono errori, speriamo, da parte dei nostri piloti, possiamo pensare di giocarci anche un doppio arrivo a punti, un quinto o sesto posto, che potrebbe aiutarci veramente tanto nella lotta per la quarta posizione nella classifica costruttori e anche addirittura cercare di avvicinarci nei confronti della Ferrari, anche se penso che la posizione nella classifica costruttori occupata dalla Ferrari sia al momento, e considerando che ci sono 4 gare alla fine compresa questa, sia inattaccabile. Aggiornamento decimo giro. Siamo sempre in scia alle due Ferrari, abbiamo distanziato Piquet in maniera molto netta, a 3 secondi e 1 ora Piquet, quindi il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto, le Benetton sono ampiamente dietro. Michael continua a rimanere in scia, Prost e Alesi. Per ora Alesi non riesce ad attaccare Prost, questo è un vantaggio per noi perché è riuscito a tenere lì il pilota, il secondo pilota della Ferrari. Michael ha un consumo gomme decisamente più elevato rispetto ai suoi competitor, solo Senna un 82%, Prost un 83% in questo momento, con Michael all'81%, comunque la differenza non è assolutamente netta. Stiamo riuscendo a risparmiare molto bene il carburante pur tenendo la scia dei piloti davanti. Attenzione ad Alesi che potrebbe cominciare a soffrire la sua gomma, e quindi Prost potrebbe provare a pensare, potrebbe pensare di scappar via. Martini mantiene la scia molto bene del suo compagno di squadra, quindi la nostra strategia continua ad essere in atto in questo momento. Sarà molto importante se Alesi dovesse perdere la scia nei confronti del compagno di squadra, provare a passare Alesi e andare a riprendere, rimanere in scia a Prost, soprattutto con Michael Schumacher, visto la sua strategia che da media passerà a hard. Ed eccolo, Prost è riuscito a togliere la scia ad Alesi, quindi andiamo subito con Michael Schumacher a provare l'attacco nei confronti della pilota della Ferrari e poi valuteremo se riusciremo a tenere la scia di Prost. Io credo che la nostra lotta purtroppo sarà solo con Alesi, Prost ha un altro passo se riesce a gestire bene la sua vettura, purtroppo però le Ferrari sono molto veloci sul dritto, questa è l'unica zona della pista in cui si può provare l'attacco. Michael prova la staccata fortissima all'esterno nei confronti di Alesi, per ora non riesce nel suo sorpasso. Spingiamo sul carburante visto che ne abbiamo da parte, però Alesi è già un secondo e mezzo da Prost, quindi Prost è già riuscito a scappare via in parte, credo che abbia un passo molto migliore rispetto al nostro, quindi non credo di riuscire ad andare a riprendere il primo pilota, il pilota francese della Ferrari in pilota francese, sono entrambi piloti francesi, comunque il professore Prost non riusciremo sicuramente ad andare a riprenderlo. Settore 3, bandiera gialla, ed è una delle due Williams, è Mansell, Patrese, Berger. Mansell è andato lungo, è andato a muro. Mansell forse a muro, non lo vedo muoversi, quindi potremmo giocarci nuovamente la doppia zona punti. Vediamo se ci fanno rivedere l'incidente di Mansell, sembra essersi ripreso, però credo che abbia dei danni alla vettura. Non sembra che abbia dei danni alla vettura, è andato lunghissimo, ora avrà tanto da recuperare Mansell. Attenzione a Michael che prova a farsi vedere all'esterno ancora una volta, ma Alesi difende bene, quindi andiamo in equilibrata. Prost ormai non lo riprendiamo a meno che non ci sia un errore da parte dei piloti davanti, del pilota stesso. Mansell in nona, si trova alle spalle quindi di Piquet, può recuperare, ma ora sarà molto complicato. Era in lotta con Senna, ha lasciato strada libera a Senna, che ora può tranquillamente andare a giocarsi la gara da solo. Siamo al 20° giro. Michael sta gestendo la sua gomma gialla perché riesce tranquillamente a mantenere la scia. Da dietro sta arrivando Mansell che aveva passato Piquet, sta andando a prendere Martini. Martini che sta rischiando di perdere la scia nei confronti del compagno di squadra, quindi dobbiamo cercare di spingere per riprenderla. Non credo che durerà ancora tanto lo stint di Martini, credo proprio che con lui andremo a provare una strategia a due soste
Forse con media oppure con media soft usata, non lo so, vediamo, valuteremo. 20 giri è durata questa gomma, quindi una rossa che volendo dura tanto. Io provo ancora a fargliela gestire per provare a rimanere su una strategia ad una sola sosta, perché forse è la soluzione migliore. Bisogna valutare quelli che montano gomma usata se si fermeranno per una strategia due soste oppure se andranno su una sosta. Quindi noi rimaniamo con Martini sulle due, sull'unica sosta al momento, perché fin tanto che riesce a mantenere la scia di Michael del compagno di squadra, può pensare di allungare tanto. Naturalmente poi ci sarà da valutare come andrà con la gomma bianca anche Pierluigi Martini. Quindi secondo me l'obiettivo dovrebbe essere arrivare almeno con Martini al 27°-30° giro per poi farne 42 con la gomma hard, e dovremmo arrivarci tranquillamente visto come sta gestendo bene questa gomma rossa. Con Michael più andiamo lunghi meglio è, potremmo farne 32 ugualmente con questa gomma media, ma più andiamo lunghi, più rimaniamo incollati ai piloti davanti, più avremo un vantaggio con la scia, considerando anche Mansell sicuramente non tarderà a fermarsi. In effetti con il nostro Pierluigi Martini potremmo anche pensare, visto che monta gomma rossa, di marcare Mansell e cercare di rimanerli in scia. Questa potrebbe essere un'altra soluzione. Io non credo comunque che Mansell duri ancora tanto. Marcare o Mansell oppure Alesi stesso e poi allungare invece con Michael Schumacher. Valuteremo a tempo debito, vediamo come si fermano, come comportarci con i pit. Michael è riuscito a passare Alesi, che probabilmente perderà ora la scia nei confronti del pilota tedesco. È a più di un secondo sulla linea di detection point. Martini è incollato intanto ad Alesi, che sta cominciando a soffrire veramente tanto. Vediamo quando si fermerà il pilota francese. Con Martini andiamo in marcatura, sicuramente andiamo in marcatura, addirittura prova l'attacco qua in fondo perché è una gomma in condizioni migliori. Stanno continuando, Mansell col 30% di gomma continua perché vuole assicurarsi di arrivare in fondo, sicuramente vogliono assicurarsi di arrivare in fondo con la gomma bianca. Sono molto in dubbio sinceramente sul come comportarmi se passare ad una strategia due soste con Pierluigi Martini, perché secondo me è sicuramente fattibile e potremmo avere veramente una grande differenza di passo. Il problema è che non essendoci una safety car non abbiamo un vantaggio in questa determinata carriera. Io con Martini direi di spingere al massimo ora e di fermarci. Proviamo una strategia diversa. Proviamo una strategia completamente diversa, anche se c'è da dire che rientrerebbe in tredicesima e potrebbe rimanere bloccato. Quindi forse non è la strategia migliore. Non è la strategia migliore fermarci per due pit stop, perché qui il traffico si sente come rientreremo alle spalle di Nakajima e Gugelmin e i sorpassi si effettuano praticamente solo nel rettilineo principale. Quindi con Martini manteniamo questa strategia. Michael intanto è scappato via, ha 1,7 secondi di vantaggio su Alesi per la quinta posizione. Martini in lotta con Alesi, vediamo se Alesi rientra ora, no, non rientra ora Alesi. E quindi rimaniamo in scia e cerchiamo di sfruttare il rientro di Mansell per provare ad allungare il nostro stint. Conservativo addirittura con Martini. Secondo me con Martini è arrivato il momento di forzare al massimo e di fermarci. 27° giro vuol dire poi farne 45, no? Ancora no, andiamo ancora in conservativo fin tanto che riusciamo a rimanere in scia ad Alesi e a Mansell. Vediamo se riusciamo a mantenere la scia di Alesi, poi Mansell che ha una gomma al 22% con Alesi al 26%. Vediamo, Martini sta un po' soffrendo ora, andiamo in standard e perde la scia in questa fase nei confronti di Alesi, però riesce a riprenderla se non sbaglio. Vediamo, spingiamo ancora sul carburante con Martini. Michael allungato a 4,2 secondi, si ferma Berger ai box, quindi presuppongo che si vadano a fermare tutti ai box. Alesi si ferma, Mansell si ferma, forziamo al massimo in questo giro, proviamo a fare un giro in più con Martini e poi montare la gomma hard per arrivare fino in fondo, mentre con Michael continuiamo a forzare gomma ancora al 49%. Stavolta la sta gestendo molto bene Michael Schumacher, sta facendo quasi il passo di Prost là davanti, 1,11,9 per entrambi, quindi buono il passo di Michael. Addirittura Martini ha fatto 1,13,2, quindi ha perso 1,3 secondi nei confronti del compagno di squadra. Vediamo se Martini perderà tanto con questo overcut di un giro nei confronti dei suoi avversari. È
Ed eccolo Martini che rientra ai box per il suo pit stop. Va a montare la gomma hard. Vediamo in che posizione si ritroverà. Forse un po' di traffico l'hanno trovato, soprattutto Mansell. È a 2,5 secondi da Alesi, che ha trovato Gasciot. Probabilmente Martini non deve neanche effettuare il sorpasso. Forse sì. Forse sia alle spalle addirittura di Alesi. È molto tardi il detection point. Siamo appena davanti a Mansell, un po' dietro ad Alesi. Quindi dobbiamo andare in standard. Vediamo se riusciamo a recuperare la scia di Alesi. Sarebbe fondamentale riprendere Alesi. Quindi dobbiamo magari spingere. Vediamo Alesi che è incollato a Gasciot, quindi dobbiamo andare a spingere. Andiamo a spingere ora e cercare di riprendere la scia nei confronti di Alesi, magari lasciando staccato Mansell. Martini bloccato dietro Gasciot, Alesi è già scappato via. Alesi è già scappato via, dobbiamo spingere al massimo ora in uscita qui e poi provare a riprendere Alesi. Prost si è già fermato per montare la hard. Io con Michael a questo punto spingo al massimo per qualche giro. Siamo in terza posizione, probabilmente perderemo qualcosa, ma proviamo ad allungare il nostro stint per avere una gran gomma bianca. Mentre Martini purtroppo a 2,1 secondi. Andiamo in equilibrata, non voglio spingere troppo, altrimenti le gomme vanno in crisi. Ci facciamo passare da Mansell e vediamo se riusciamo, stando incollato a Mansell che ha fatto il giro veloce, quindi ha un passo migliore rispetto ad Alesi, se riusciamo a riprendere il pilota della Ferrari. Michael in terza posizione, ha davanti un doppiato e opzioni box. Allora andiamo in a montare ai box la gomma hard. 33esimo giro vuol dire farne 39 con la gomma hard, va più che bene. Martini passato da Mansell, andiamo in standard, vediamo se riusciamo a tenere la scia. Speriamo di tenere la scia di Mansell, altrimenti la nostra strategia va completamente a farsi benedire, perché dobbiamo cercare di riprendere Alesi per provare a terminare in zona punti. Prost ha 11,1 secondi di vantaggio su Alesi. Penso che Michael sarà proprio in lotta con Alesi, non ho visto in che posizione andrà a rientrare. Comunque, rientra i box ora Michael Schumacher, va ad effettuare il suo pit stop, monta gomma hard che lo porterà fino in fondo. Due secondi e sei, molto molto buono il pit stop della Minardi, del nostro muretto, del nostro box. Michael che sta uscendo nettamente davanti rispetto ad Alesi, con gomma molto più nuova. È molto lenta la ripartenza, ma è davanti e dovrebbe Alesi non avere la scia nei confronti del nostro Michael, che può andare in equilibrata. Dovremo avere un passo nettamente migliore nei confronti di Alesi, e quindi Michael deve andare tranquillo in tutto questo stint di gara, mentre Martini sta tenendo con sofferenza la scia nei confronti di Mansell, che è a 9 decimi là davanti. Stanno recuperando, l'avversario è andato in testa coda. Si tratta di De Cesaris con Boutsen che si ferma ai box. Non credo che Martini riuscirà ancora a lungo a tenere la scia nei confronti di Mansell. Proviamo a farlo andare all'attacco, ma poi dovrà gestire benissimo la sua gomma. Mansell ha passato Alesi. Martini ha spinto tantissimo per andare a riprendere Alesi. Il problema ora è uno: l'abbiamo consumata veramente tanto la gomma. Guardate la percentuale, 84 per Alesi, 76 per Martini. Non so se Martini riuscirà a lungo a tenere la scia del suo avversario, della Ferrari. E c'è da dire che Alesi al momento si trova in settima posizione, quindi la nostra lotta sarebbe non per i punti. Con Martini quindi potremmo decidere di fare un'altra strategia. Provare a rientrare, spingere al massimo ora su questa gomma, forzare al massimo e provare a montare una gomma più morbida per la parte finale di gara, cercando una strategia un po' diversa, sperando che ci sia un crollo della gomma bianca dei piloti che stanno davanti, perché altrimenti sicuramente non andremo a lottare per i punti con Pierluigi Martini. Ora valuteremo e poi deciderò se effettivamente fermarmi. Può essere una strategia buona, semplicemente perché non stiamo lottando per niente, mentre Michael Schumacher deve guardarsi dietro dal rientro di Mansell, e avendo una gomma molto più nuova, secondo me Michael può pensare di riuscire a stare in scia a Mansell e giocarsi la posizione nei prossimi giri. Per ora Mansell è 3 decimi più veloce, però sfruttandone la scia Michael potrebbe riuscire a stare fino agli ultimi giri con lui e poi sfruttare la gomma molto più nuova per ritentare il sorpasso e provare a confermare questa quinta piazza che ricopre in questo momento. Michael appena passato da Mansell, quindi sesta posizione per Michael Schumacher. Andiamo a vedere il sorpasso. Play. Qui possiamo vedere la Williams.
Guadagna una posizione, davvero un ottimo lavoro. Molto semplice il sorpasso di Mansell, davanti c'è un doppiato, quindi dobbiamo stare attenti poi a non perdere la scia nei confronti della pilota inglese. Nel caso comunque abbiamo del carburante, stiamo lasciando da parte del carburante. Martini ha passato Alesi, però non riesce a scrollarselo di dosso. Siamo con una gomma al 57%, io direi di fare ancora 3-4 giri e poi ci fermiamo, montiamo la media, la gomma gialla, visto che abbiamo gomme gialle nuove, proviamo una rimonta e... una soluzione che sicuramente non ci porterà ai punti, però perlomeno ci proviamo e vediamo se Martini potrà sfoggiare un passo migliore. Magari possiamo fare anche il giro veloce della gara. Con Michael stiamo spingendo al massimo in questa fase per provare a tenere la scia di Mansell, ma non credo di riuscirci. Abbiamo spinto in fase d'attacco, praticamente ci stiamo consumando tutto il vantaggio che avevamo per quanto riguarda la nostra gomma con Michael, ma non riusciamo a mantenerne la scia. Mansell ha un passo veramente troppo più forte del nostro. Andiamo in standard e vediamo se succede qualcosa, ma credo di dovermi accontentare della sesta posizione con Michael. Con Martini andiamo a fermarci alla fine di questo giro, andiamo a montare la gomma gialla e vediamo come si comporterà il pilota italiano. Michael ora è vicino, ma purtroppo Mansell ha un altro doppiato là davanti, quindi si prenderà anche la scia. E dovrebbe riuscire poi a distanziare Michael. Vediamo se riusciremo poi a mantenere il vantaggio, ma ci sono tanti doppiati davanti, quindi credo che sia praticamente impossibile per noi mantenere la scia del Leone della Williams. Martini ai box. I stop in 2 secondi e 8 quasi, un po' più lento per Martini, passa Piquet, quindi il nostro obiettivo è andare a riprendere Piquet e poi vedere se riusciamo a riprendere Alesi. Sta arrivando anche Senna che fa il doppiaggio a 16 secondi e mezzo di vantaggio su Patrese, che in questa pista è veramente tantissimo. E Martini rientra, chissà che non riesca a tenere la scia, ma credo proprio di no. Senna ha una gomma hard al 69%, credo che sia tranquillamente molto molto più veloce rispetto a Martini, quindi non credo che Martini riesca a sfruttare la scia di Senna. Schumacher ha un secondo e due da Mansell, purtroppo non possiamo farci nulla, dobbiamo accontentarci della posizione che stiamo ricoprendo in questa fase. Martini al giro veloce invece e si sta riavvicinando a Senna. Quindi chissà che non riesca a mantenere la scia del pilota brasiliano e quindi a recuperare tantissimo nei confronti anche di Piquet e Alesi. Sono 18 secondi che ci separano da... sono 4 secondi che ci separano da Piquet, quindi 13 nei confronti di Alesi. Secondo me Alesi lo possiamo andare a riprendere. Martini in questo momento sta recuperando un secondo a giro nei confronti di Alesi, sta andando 5 decimi più veloce di Michael Schumacher, che sta facendo un 1:10.8. Michael a 4 decimi più lento nei confronti di Mansell, quindi ciò dimostra che purtroppo non potremo andare a riprenderlo. Martini che non ha tenuto la scia di un Senna, che sta facendo 1:10.1. Comunque 2 decimi più veloce rispetto a Martini. Martini ha fatto il giro veloce perché l'abbiamo fatto spingere, io non mi ero reso conto, eravamo in modalità attacco. Quindi Martini che comunque ora ha dei doppiati davanti, ma secondo me può tranquillamente con questo passo andare a riprendere Alesi e giocarsi la settima posizione, che già ricopriva ma che avrebbe fatto fatica a mantenere, mentre con Michael dobbiamo assolutamente accontentarci di questa posizione a meno che non succeda qualcosa là davanti. Andiamo in equilibrata sul carburante e teniamoci questo vantaggio, abbiamo 13 secondi di vantaggio nei confronti di Alesi da gestire. È andato lungo Senna o Berger? A muro qualcuno, Senna ha allargato la traiettoria. Diamo un'occhiata alla McLaren. Oh no, no, ha allargato davvero troppo la traiettoria. Ha solo allargato la traiettoria, non è andato a muro, ma Martini ha ripreso la scia nei confronti di Alesi. È un secondo, ha spinto tanto, andiamo al massimo sul carburante in standard sulla gomma, 51% di gomma, quindi comunque condizioni migliori. La gomma media di Martini rispetto alla hard di Alesi, che è al 41%, così come quella di Michael Schumacher e Mansell. Martini può giocarsi almeno la settima posizione, sta viaggiando sull'1:10.4 contro l'1:11.5 di Alesi, quindi possiamo prenderci la posizione. Cerchiamo di stare con lui, anche se ancora non c'è la scia. Vediamo però ora come esce, dovrebbe riuscire teoricamente a prendersela
il nostro pilota italiano, ecco, che va a prendersi la scia e ora ha 7 giri a sua disposizione per cercare l'attacco nei confronti del pilota della Ferrari, che sicuramente però non lascerà la sua posizione molto facilmente. Con Michael che ha 24-26 secondi di vantaggio nei confronti di Alesi, 8 secondi e 6 di svantaggio invece nei confronti di Mansell, quindi rimaniamo con, anzi andiamo anche in leggero e direi evitiamo qualsiasi tipo di problema, di possibilità, cerchiamo di non indurlo all'errore. Martini al sorpasso nei confronti di Alesi. Ora il problema è capire se riesce a mantenere la posizione, perché siamo al 67esimo giro, vediamo il sorpasso. Qui possiamo vedere la Mercedes. Guadagna una posizione con estrema disinvoltura. Bel sorpasso all'esterno da parte di Martini, che si prende la 7ª posizione. Ora l'ideale sarebbe cercare di scappar via, togliere la scia al pilota della Ferrari per confermare questa 7ª posizione, che non vorrebbe dire punti sicuramente per Martini, ma comunque una posizione subito dietro rispetto al suo compagno di squadra con una strategia totalmente diversa, il che non sarebbe male. Vediamo se riusciamo a prendere la scia del pilota davanti con Martini e magari sfruttarla proprio per scappar via nei confronti del pilota della Ferrari. Un incidente praticamente all'inizio dell'ultimo giro, bloccaggio di Nakajima. Patrese out, incidente in curva 1. Qui possiamo vedere la Williams. Un impatto violento, non ci voleva proprio. Patrese ricopriva la 2ª posizione, scusate per l'esultanza non proprio sportiva, stiamo andando praticamente ad iniziare ha iniziato il penultimo giro Senna, anzi è a metà del penultimo giro. Questo schianto di Patrese vuol dire che Michael si prende la 5ª posizione, Martini la 6ª, quindi Martini riesce ad arrivare a punti grazie alla strategia alternativa, perché ha 4 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Alesi, sta continuando a guadagnare, quindi la nostra strategia alla fine ha funzionato. Martini si è preso tranquillamente la 7ª posizione senza dover lottare troppo, è riuscito a riprendersi la 7ª posizione che poi è diventata la 6ª, e quindi doppio arrivo a punti per noi se riusciamo a mantenere queste posizioni. Andiamo in leggero anche con Martini, perché può gestire tranquillamente il vantaggio nei confronti di Alesi, mentre Senna ha iniziato l'ultimo giro. Ed eccolo Ayrton Senna che va a chiudere la gara e, se non sbaglio, ha doppiato Alesi e quindi è sicuro il nostro arrivo a punti, perché Alesi così termina in 7ª posizione, termina la sua gara, quindi sono 5ª e 6ª posizione per Michael e per Martini. Andiamo a vedere insieme la vittoria di Ayrton Senna. Rivediamo cos'è successo. La vincitrice è la McLaren. Bisogna ammetterlo, neanche il suo critico più severo potrà negare che ha totalmente meritato la vittoria. Gara clamorosa per il pilota della Mercedes. Ancora una volta la Mercedes ha dimostrato di essere un pilastro della Formula 1. È meraviglioso vedere finalmente gli sforzi della squadra concretizzarsi in questo modo. Che risultato? La squadra è al 4º posto della classifica costruttori. E adesso si avvicina l'appuntamento con il Gran Premio di Monza. Le squadre e i piloti daranno spettacolo nel celebre tempio della velocità. Come detto, confermato quindi il doppio arrivo a punti con giro veloce per Pierluigi Martini, l'unico a fare 2 soste, se non sbaglio, tranne Ivan Capelli e Johnny Herbert in fondo. Quindi buona la strategia per Pierluigi Martini. Senna vince, doppietta McLaren con Berger secondo e alla fine Prost in terza davanti a Mansell, mentre noi sigliamo 3 punti, 2 punti per Michael Schumacher, 1 per Pierluigi Martini, con Alesi fuori dai punti. Direi che stiamo nettamente migliorando, perché ci stiamo giocando le posizioni addirittura con una Ferrari, l'altra ha un pilota molto più forte, quindi ancora dobbiamo lavorare per arrivare a quel livello.
Fuori dalla zona punti, oltre ad Alesi, Piquet, Gachot, Moreno, Gugelmin, Patrese, Kuma, De Cesaris, Nakajima, Modena, Capelli, Boutsen, Herbert e Mika Häkkinen. Classifica piloti allunga ancora Ayrton Senna. 11 vittorie, 12 podi in 13 gare, con 12 pole position. Incredibile Ayrton Senna in questa stagione. Mansell secondo, a quota 49. Berger 43. Abbiamo Martini in sesta posizione, pari punti con Jean Alesi a quota 15, con Michael Schumacher che è sempre in nona posizione a quota 8. Obiettivo: raggiungere e superare almeno Nelson Piquet. Costruttori: McLaren 157, Williams 83, Ferrari 51, Minardi 28, Benetton 15 punti, poi Ligier 2, Jordan 1, Lotus 1, Tyrrell 0, Leighton House 0 punti. Ricerca completata dell'alettone anteriore, quindi migliorate le nostre competenze, revisione di metà stagione, anche se non è metà stagione. Il consiglio ha valutato le tue prestazioni come team principal, posizione attuale quarta, posizione desiderata settima, progresso attuale: raggiungi il podio nel 25% delle gare della stagione, che poi non è il 25% ma molto di più perché sarebbero 6 gare su 16. Progresso attuale per noi: 3 podi in questa stagione, l'obiettivo è il 2025, quindi 4 stagioni rimanenti per l'obiettivo. Bonus squadra: $1.500.000, un punto sviluppo per Michael Schumacher. Io direi di andare ancora in controllo, visti gli errori che sta facendo, poi ci concentreremo su fluidità. Mentre Giancarlo Fisichella, diamo il al ritmo, vorrei dare, diamo in sterzata, che sale a 68. Abbiamo delle mail, alettone anteriore ricerca completata, superiore all'aspettativa anche questo arrivo al traguardo. Andiamo nella schermata della vettura, sviluppo dei componenti, direi di andare con un nuovo progetto per la nostra vettura. Ho cambiato idea, siccome comunque la nostra quarta posizione l'abbiamo in saccoccia e Ferrari è praticamente impossibile andare a raggiungerla, andiamo con progetti di ricerca per migliorare le competenze del nostro personale per la prossima stagione. Direi di spendere tante ore per quanto riguarda l'alettone anteriore, che è una delle parti fondamentali. 2 ore e 4 MAU CFD e direi un 34 ore di galleria del vento per questo alettone anteriore, e andiamo in equilibrato perché qua non possiamo andare a selezionare altro, a meno che non possiamo forse prestazioni alta velocità, però. E andiamo anche al miglioramento in effetti sia del raffreddamento freni, un po' meno per quanto riguarda la bassa velocità, un po' di più per quanto riguarda l'alta velocità, quindi va benissimo così. E questo progetto terminerà di ricerca, terminerà tra 61 giorni, però con gli ingegneri che abbiamo a disposizione, ossia 5, tra 44 giorni. Spendiamo questi $544.500, quindi tanti progetti di ricerca per noi. Tra un giorno termina la ricerca dell'alettone posteriore, quindi andremo anche con quel nuovo progetto di ricerca. Ed eccolo, il progetto di ricerca completato per l'alettone anteriore, quindi andiamo ancora nella nostra schermata di sviluppo componenti, ancora nuovo progetto di ricerca. Stavolta, visto che l'alettone posteriore l'abbiamo appena terminato, andiamo sul sottoscocca e andiamo a mitigare quelle che sono le conseguenze delle modifiche delle modifiche tecniche regolamentari. Quindi ancora una volta andiamo con tante ore, ne lasciamo veramente poche, direi tra 34 giorni, però le sfruttiamo tutte. Allora, anche per il sottoscocca, che è fondamentale, sfruttiamo tutte queste ore a nostra disposizione, terminiamo questo periodo ATR, andiamo a modificare direi ancora una volta per prestazione ad alta velocità, e ci sarà un piccolo miglioramento per prestazione a bassa velocità. Quindi proseguiamo, andiamo con 5 ingegneri, questo progetto terminerà tra 65 giorni, $907.500 è confermato, quindi le competenze dei nostri ingegneri non andranno a peggiorare così tanto dopo le modifiche regolamentari. E poi come terminerà questo periodo ATR, potremmo andare a progettare nuovi elementi. Valuteremo se progettare nuovi elementi o concentrarci ancora una volta tutto sulla ricerca per la stagione successiva. Quindi possiamo proseguire nel nostro calendario, sessioni di prove della Spanish Grand Prix. In effetti non sono andato a ricontrollare tutti i pezzi, andiamo a rivedere i pezzi. Non abbiamo tutte le spare part che ci potrebbero servire, però a questo punto direi di non spendere in emergenza ora, perché se non ci dovessero servire sarebbe una spesa inutile. Lasciamo da parte questi soldi,
proprio se ci dovessero servire per la costruzione di nuovi pezzi in emergenza. E andiamo direttamente al Gran Premio di Spagna, ma questo episodio naturalmente è terminato. Ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate qui sotto con i vostri consigli, i vostri pronostici, e ovviamente se siete nuovi nel canale io vi invito come sempre a valutare l'iscrizione e nel caso a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Prossimo appuntamento, terz'ultimo round stagionale GP di Spagna. Mi raccomando, non perdetevelo. Alla prossima. Ciao, Wheelers!